Violenta una ragazza di appena 13 anni, il padre della giovane lo massacra di botte e lui si butta da una finestra per sfuggire alle torture. L'uomo, un quarantenne residente in Friuli Occidentale, è stato rinviato a giudizio dalla procura di Pordenone. D'Aspas e i tifosi milanisti per i disordini all'area di servizio di Duino Sud in occasione del match del 25 ottobre 2022. I tifosi rossoneri stavano transitando verso la Croazia per assistere alla partita di Champions League Dinamo Zagabria AC Milan. Caso Liliana Resino, vince una nuova perizia, sarà presentata domani contro l'archiviazione chiesta dalla procura di Trieste. Secondo la memoria presentata dai legali del fratello della donna, sono diversi gli elementi non considerati nelle indagini. Nel 2023 una famiglia spenderà in media 378 euro per la bolletta idrica, con un aumento del 4,27%. Oltre il 40% dell'acqua va dispersa anche in Friuli, Venezia Giulia, l'analisi da parte del Movimento Difesa del Cittadino. Il giornale del Nord-Est, buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori, come sempre puntuale l'informazione di Telepordenone in diretta dai nostri studi. Entriamo subito nel vivo del telegiornale. Violenta una tredicenne, il padre della ragazza lo aggredisce, lo minaccia di morte, lui si butta da una finestra per sfuggire alle torture. L'uomo, un quarantenne residente in Friuli Occidentale, è stato rinviato a giudizio dalla procura di Pordenone, accusato di averlo bloccato in casa e colpito con una spranga e una padella. Sentiamo il servizio di apertura. Ti torturo per 4 giorni e poi ti uccido. Un quarantenne residente in Friuli Occidentale è stato rinviato a giudizio con l'accusa di sequestro di persona, minacce e lesioni nei confronti di un ragazzo che, secondo lui, avrebbe violentato la figlia tredicenne dopo averle fatto fumare uno spinello. Una storia complessa che non ha ancora trovato una verità giudiziaria. La vicenda, infatti, ha richiesto un supplemento di indagine dopo un'iniziale archiviazione. Tutto nasce in un contesto familiare difficile. Padre e figlia, all'epoca dei fatti, giugno del 2020, non potevano convivere perché al genitore è stata revocata la patria potestà. Venuto a conoscenza delle frequentazioni della figlia con il giovane, già maggiorenne, l'uomo ha reagito organizzando una spedizione punitiva. Secondo la ricostruzione della procura, il quarantenne era venuto a conoscenza che nel 2019 il ragazzo aveva abusato della figlia appena tredicenne dopo averle fatto fumare uno spinello. E per questo, in un impeto di rabbia, si sarebbe fatto aiutare da altre persone per tendere un'imboscata al giovane, invitandolo con un pretesto nella propria abitazione. Una volta entrato in casa, l'uomo ha chiuso la porta a chiave per impedirgli di uscire. La vittima sostiene di essere stato minacciato di torture e di morte e di essere stato aggredito e colpito con una spranga e una padella che gli hanno procurato lesioni alla schiena e al ginocchio guaribili in 5 giorni, prima di riuscire a darsi alla fuga lanciandosi dal terrazzino al primo piano con una tenda che avrebbe attutito la caduta. Il quarantenne si è sempre difeso sostenendo di aver perso la testa ma di non aver mai sequestrato il giovane, che entro breve comparirà davanti al giudice per le udienze preliminari per i presunti abusi sessuali nei confronti della tredicenne. Una brutta storia dai contorni ancora poco chiari per certi versi, in cui il colpevole potrebbe essere più di uno al termine dei procedimenti penali. E andiamo avanti con la cronaca. Una donna è stata soccorsa nella prima serata di ieri intorno alle 22 per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Papariano di Fiumicello, Villa Vicentina, lungo la statale 14. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, attivati i carabinieri della compagnia di Palmanova, mentre viaggiava in sella una motocicletta, ha impattato contro un'auto. Lo sbalzo è stato di circa 8 metri. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, sul posto si è precipitato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Grado e anche l'elisoccorso, attivati i volontari della protezione civile del comune di Fiumicello Villa Vicentina per il trasporto sul luogo dell'incidente, del personale dell'elisoccorso, attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. La donna è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. D'Aspo a 6 tifosi milanisti per i disordini all'area di servizio Duino Sud in occasione del match del 25 ottobre 2022. I tifosi stavano transitando verso la Croazia per assistere alla partita di Champions League Dinamo Zagabria AC Milan. Sentiamo.
Il questore di Trieste ha adottato il provvedimento del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, il DASPO, nei confronti di 6 tifosi milanisti che il 25 ottobre scorso, in transito verso la Croazia per assistere alla partita di Champions League Dinamo Zagabria AC Milan, nel corso di una sosta presso l'autogrill di Duino Sud, hanno sottratto merce varia per il valore complessivo di quasi 2.000 euro. In particolare, nel corso della mattinata, una decina di pullman dei tifosi rossoneri ha effettuato una sosta presso l'area di servizio situata lungo l'autostrada A4 nel comune di Duino Aurisina. Sono scese alcune centinaia di supporter che si sono contestualmente riversate all'interno dell'esercizio commerciale, creando un improvviso assembramento e generando un generale stato di confusione e trambusto. Approfittando del contesto, diversi ultra hanno sottratto i prodotti esposti sugli scaffali, consumato generi alimentari sul posto, nonché occultato della merce sotto i giubbotti. Alle richieste di saldare il conto rivolte dagli addetti alla vendita, i tifosi, esercitando una prevaricazione nei confronti del personale di servizio, hanno reagito con insulti, oltrepassando le casse senza pagare il corrispettivo di quanto asportato. Solamente attraverso una meticolosa attività di indagine, svolta anche in collaborazione con la Questura di Milano, è stato possibile ricostruire le dinamiche dell'evento delittuoso apparso pianificato e preordinato nella sua esecuzione, individuando alcuni dei responsabili delle predette condotte, di cui 2 già gravati da un DASPO del Questore di Milano, che pertanto sono state segnalate all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso, condotta tuttora al vaglio degli inquirenti. Per il rilevante pericolo a cui sono stati esposti l'ordine e la sicurezza pubblica a cura della divisione anticrimine, sono stati predisposti per gli autori delle condotte provvedimenti del questore che vietano loro, per la durata da 1 a 3 anni, l'accesso a tutti i luoghi in Italia e all'estero dove si svolgono competizioni professionistiche di calcio e di pallacanestro. Il DASP è stato esteso anche a tutte le aree ferroviarie, autostradali, autogrill e scali aeree interessati dal transito di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive. E nel pomeriggio di venerdì scorso, 17 marzo, la Polizia di Stato di Udine ha tratto in arresto un cittadino 20enne per furto aggravato di una bicicletta di valore. Poco dopo le ore 16, il malvivente, dopo aver compiuto il furto, ha abbandonato la bicicletta sulla rampa di uscita dai garage condominiali e si è dato alla fuga, seguito però da un uomo già in contatto telefonico con gli operatori della sala radio, ai quali ha fornito un'accurata descrizione del soggetto. I poliziotti, giunti immediatamente dopo, hanno fermato il fuggitivo in una via limitrofa all'appartamento, trovato in possesso di uno zaino con all'interno una smerigliatrice a batteria e un disco di ricambio per il taglio dei metalli. Il giovane è stato quindi arrestato per furto aggravato dalla violenza sulle cose ed associato alla locale casa circondariale, mentre la bicicletta restituita alla legittima proprietaria. Caso Liliana Resinovic. Una nuova perizia sarà presentata domani contro l'archiviazione chiesta dalla Procura di Trieste. Secondo la memoria presentata dai legali del fratello della donna, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita nel parco dell'ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio successivo, sono diversi gli elementi non considerati nelle indagini, tra cui la mancanza di segni di putrefazione sul corpo. Scadrà domani, giovedì 23 marzo, il termine per la presentazione di eventuali opposizioni alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Trieste sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa da casa il 14 dicembre del 2021, il cui cadavere è stato trovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio successivo. Da un lato il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, rappresentato dai legali Paolo e Alice Bevilacqua, dall'altro il fratello Sergio e la nipote Veronica, con i legali dell'associazione Penelope, Nicodemo Gentile e Federica Obizzi. In queste ore i legali che assistono al fratello di Liliana stanno ultimando la documentazione da depositare in tribunale. Gli atti, a quanto si apprende, dovrebbero essere accompagnati da consulenze tecniche di natura medico-legale, criminologica, informatica, genetica e criminalistica, quest'ultima relativa al sopralluogo e alla conservazione dei reperti. A introdurre le novità più rilevanti è quella medico-legale redatta da Vittorio Fineschi e Stefano Derrico, con un parere della radiologa Claudia Giaconi. Secondo tale consulenza, sul corpo di Resinovic, 3 giorni dopo il ritrovamento, è stata effettuata una TAC che evidenzia che non ci sia il minimo segno di alterazioni dovute al processo di putrefazione. Secondo Fineschi, ciò si può spiegare solo con il fatto che prima di essere ritrovato, il cadavere sia stato conservato in un luogo freddo.
Il fratello Sergio, da sempre convinto che la morte di Liliana non sia dovuta a un suicidio. La sua volontà è dunque quella di chiedere un ulteriore approfondimento sui segni trovati sul volto e sulle mani della donna. In particolare, una ferita sul labbro risalirebbe a un momento prossimo alla morte. Per noi è fondamentale capire quando Liliana è morta, afferma l'avvocato Nicodemo Gentile che assiste Sergio. Un'escoriazione sulle dita della mano destra è stata interpretata dai nostri tecnici come sospetto segno di afferramento e ciò andrebbe a disintegrare completamente l'ipotesi di suicidio. Con il contributo che verrà depositato, annuncia Gentile, abbiamo cercato solo di fare una fotografia della situazione e consegnarla al giudice che poi deciderà nel rispetto di tutte le parti e della verità. E in occasione della giornata mondiale dell'acqua, l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, ha presentato una guida con consigli e suggerimenti utili per evitare sprechi di una risorsa preziosa com'è appunto l'acqua. Sentiamo il servizio. Dall'acqua utilizzata per cucinare la pasta e da usare per lavare le stoviglie ai rubinetti, sino ad arrivare ai consigli per innaffiare il cortile. 10 suggerimenti e buone pratiche per non sprecare l'acqua e allo stesso tempo rendere più sostenibile la gestione della risorsa idrica. A indicare in un vero e proprio decalogo i comportamenti da seguire per rispettare la preziosa risorsa è l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, che nella sua guida, presentata in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, offre spunti e suggerimenti. Parole d'ordine: ridurre perdite, adottare processi e sistemi meno idroesigenti e promuovere comportamenti virtuosi nelle famiglie e nelle scuole. Al primo punto, mantenere efficiente l'impianto idrico e verificare la presenza di perdite occulte, perché, spiegano i promotori, si calcola che con un rubinetto che gocciola si perdano fino a 5 litri al giorno. Poi si consiglia sempre di chiudere il rubinetto per evitare che l'acqua scorra inutilmente. Un altro consiglio riguarda il riutilizzo dell'acqua di cottura della pasta o del lavaggio delle verdure, per sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie o per annaffiare quando non è salata. Un altro suggerimento riguarda l'utilizzo degli elettrodomestici. Se si impiegano a lavastoviglie o una lavatrice, è sempre opportuno usarle a pieno carico. Preferire inoltre programmi di lavaggio a temperature non elevate, come 40 e 60 gradi. Inoltre, con l'installazione di pannelli solari, si eviterebbero i consumi elettrici per scaldare l'acqua necessaria agli elettrodomestici. Un altro accorgimento riguarda poi i rubinetti con sensori o con rompigetto aerato, che riducono il flusso dell'acqua e hanno maggiore efficacia di lavaggio, avendo cura di mantenerli in efficienza. Un altro consiglio è quello di installare sciacquoni a doppio tasto che permettono di risparmiare anche 100 litri d'acqua al giorno. Poi scegliere la doccia invece che la vasca da bagno per risparmiare 1200 litri all'anno. Un altro consiglio riguarda quando si parte per le vacanze. È sempre meglio chiudere l'impianto centrale in caso di periodi prolungati di mancato utilizzo. Altri due consigli riguardano invece l'uso per l'irrigazione di sistemi temporizzati a goccia o in subirrigazione in virtù della loro maggiore efficienza. Infine, Enea consiglia di utilizzare pavimentazioni drenanti nelle superfici esterne agli edifici per conservare la naturalità e la permeabilità del sito e favorire la ricarica delle falde. E il Movimento Difesa del Cittadino rende noto che l'acqua sta diventando una risorsa sempre più preziosa, mentre aumenta la dispersione idrica e i consumi in eccesso. Nel 2023 una famiglia spenderà in media 378,70 euro per bolletta idrica, con un aumento del 4,27%. Pensate, oltre il 40% dell'acqua va dispersa anche in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. L'osservatorio prezzi del Movimento Difesa del Cittadino ha rilevato che in Italia la dispersione idrica raggiunge il 42,2% come territorio complessivo nazionale, ma in alcune aree del paese si disperde più della metà dei volumi d'acqua immessi in rete, quantificabile in 157 litri al giorno per abitante. Il Friuli Venezia Giulia con il 42% è in linea con il dato nazionale, ma molto distante da quello migliore della Valle d'Aosta, che registra il valore minimo del 23,9%. In circa una regione su quattro le
perdite sono inferiori al 35%. Fra i quattro capoluoghi di provincia spicca in negativo il dato di Gorizia, dove la dispersione idrica assume dimensioni anche superiori al 44%, in positivo Pordenone con appena il 14%, mentre Trieste si attesta al 39% e Udine al 24%. Il presidente del movimento Raimondo Englaro sottolinea che saranno previste al rialzo le tariffe per l'utente finale anche per il 2023. Le percentuali di incremento sono diverse per ognuno dei 7 gestori regionali, andranno da un minimo dell'1% fino a un massimo del 6-7%. Gli incrementi si tradurranno con un aumento per le famiglie che potrà andare da 10 a 25 euro all'anno. Il responsabile del settore ambiente del movimento, Silvio Reginato, precisa che è fondamentale adottare comportamenti di consumo più consapevoli a partire dalla reale percezione dei propri consumi e pretendere una governance del servizio che ne massimizzi l'efficienza in ogni sua fase, così da ridurre gli sprechi e favorire in maniera sempre maggiore il riutilizzo. L'acqua è sempre più cara, la spesa media a famiglia nel 2023 si attesterà a 378,70 euro in aumento in quasi tutti i capoluoghi di provincia. Oltre il 40% dell'acqua a livello nazionale va dispersa. Il Friuli Venezia Giulia si posiziona con una spesa media per il 2023 pari a 346 euro con una differenza del 34,39% rispetto al 2017. Rispetto al report del 2022 la spesa media è aumentata del più 4,27% a fronte di un'inflazione del più 8,1% e tendenziale a febbraio 2023 del più 9,2%. Nel nord ovest è di 313 euro la spesa, mentre nel nord est di 365 euro. Al centro si registra il dato più elevato, pari a 501 euro, mentre al sud e nelle isole il costo per la famiglia media è di 354 euro. E in occasione della giornata europea del gelato artigianale, i gelatieri della Confartigianato Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio di venerdì faranno visita al CRO di Aviano per offrire ai pazienti oncologici e ai loro familiari un pomeriggio all'insegna della dolcezza con il gusto scelto per questa edizione che si ispira allo strudel. Sentiamo il servizio. Sarà il CRO di Aviano ad ospitare quest'anno l'appuntamento centrale in Friuli Venezia Giulia per la giornata europea del gelato artigianale che si celebra venerdì 24 marzo. La Confartigianato del Friuli Venezia Giulia infatti ha deciso di regalare un pomeriggio di dolcezza ai pazienti che si trovano presso la struttura sanitaria, coinvolgendo nell'iniziativa anche i familiari, gli amici e gli operatori sanitari che lavorano presso il centro oncologico d'eccellenza. A tutti sarà offerto il gusto scelto a livello europeo per questa giornata, ovvero l'Apfelstrudel, che è stato proposto dall'Austria ed è ispirato al famoso strudel di mele, spiega il presidente regionale di gelatiere di Confartigianato Friuli Venezia Giulia e delegato nazionale del settore, Giorgio Venudo. In questa occasione contiamo che possano apprezzare il gusto artigianale dell'anno circa 400 persone. Con i maestri gelatieri artigiani saranno presenti anche alcuni artisti per creare legami curiosi e appassionanti tra l'antica arte del gelato e le altrettanto antiche manifestazioni artistiche legate a pittura, poesia e canto. In Friuli Venezia Giulia la categoria comprende 332 imprese per circa 1300 addetti. Nella giornata che unisce tutti i gelatieri d'Europa, i maestri artigiani del Friuli Venezia Giulia si misureranno con la personalizzazione del gusto dell'Apfelstrudel, che ispirandosi allo strudel prevede di partire da un gelato a base bianca con polpa di mela e una leggera aromatizzazione con rum e olio di limone, a cui si aggiunge una spolverata di cannella, uva sultanina e pangrattato. Siamo particolarmente lieti di poter celebrare questo giorno molto importante per noi con una realtà straordinaria del Friuli Venezia Giulia che coniuga eccellenza professionale, passione e umanità, come cerchiamo di fare quotidianamente noi nel nostro lavoro, ha concluso Venudo. E adesso piccola pausa pubblicitaria, l'informazione di Telepordenone ritorna tra pochissimo, grazie. Ben ritrovati, prosegue l'informazione di Telepordenone, sono qui con me in studio Andrea Bruscia, assessore a San Vito al Tagliamento, intanto grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ed è anche in nostra compagnia il curatore di San Vito Cult & Music, Massimo Pasut, grazie anche a lei per essere in nostra compagnia. Grazie a voi. Assessore, tornerei da lei, intanto le chiederei di fare il punto su questa importante iniziativa, dando anche qualche indicazione sugli appuntamenti e sulle date in programma, chiaramente. Va bene, grazie mille. Intanto San Vito Cult Music è una novità assoluta per San Vito al Tagliamento. Noi abbiamo una grandissima tradizione musicale che è fatta di grande musica classica, abbiamo San Vito Musica,
che è realizzata dall'Accademia d'Archi Arrigoni, un autentico gioiello che abbiamo a San Vito al Tagliamento. Abbiamo San Vito Jazz che è ancora in corso, anzi sabato c'è proprio l'ultimo appuntamento, e abbiamo deciso di inserire un nuovo appuntamento che speriamo diventi fisso, che diventi un appuntamento che realizziamo tutti gli anni, ovvero San Vito Cult Music. La musica d'autore merita di avere un approfondimento, merita di essere goduta da tutti, perché è una grandissima espressione artistica. Le canzoni di Dalla, di Battisti, i testi di Dalla e di Battisti e di Mogol, quindi di Battisti, sono veramente dei grandissimi testi che, uniti alla musica, fanno un prodotto culturale di altissimo livello. Quindi abbiamo ritenuto mancasse questa offerta musicale a San Vito, e presto, quindi domenica, avremo il nostro primo concerto. Abbiamo dei grandissimi interpreti, Lorenzo Campani che sarà protagonista di Ciao Lucio, il primo concerto, e probabilmente uno dei più grandi interpreti di Dalla che abbiamo in Italia. Io ho avuto la fortuna di ascoltarlo e devo dire che, chiudendo gli occhi, sembra veramente di sentire Lucio Dalla. Lui tra l'altro è di quelle parti, è emiliano, quindi la voce è molto simile ed è veramente un grandissimo interprete. Anche perché, insomma, ci siamo resi conto, prima di passare dal curatore per gli altri dettagli, quanto la cultura sia importante per la crescita di un territorio. È veramente fondamentale, perché dove non c'è cultura c'è bullismo, c'è non rispetto delle donne, c'è violenza, c'è aggressività e, nella forma peggiore, c'è la guerra. Quindi la cultura è veramente quello che serve a contrastare i mali della società. Ecco perché le istituzioni devono investire in cultura, devono mettere a disposizione di tutti, dei cittadini, grandi prodotti culturali. Noi a San Vito ci stiamo provando e speriamo di avere un bel riscontro con questa nuova iniziativa che cominciamo domenica. Grazie assessore, adesso mi sposterei su di lei, curatore Pasutti. Insomma, le chiederei di scendere un po' nei dettagli, cosa si deve aspettare il pubblico presente. Certo, come diceva appunto l'assessore, ci sarà Lorenzo Campani alla voce per interpretare Dalla e Battisti. Ricordo che Campani ha fatto anche l'ultimo disco di Mogol, ha reinterpretato Battisti con il progetto New Era. Dunque abbiamo appunto chiamato Campani non a caso per presentare questi due grandissimi cantautori. Poi, oltre il 26 marzo, che partiamo domenica, il 15 aprile abbiamo Sara Bradaschia che racconterà Sanremo, la storia di Sanremo. Visto che Sanremo è un evento nazionale, abbiamo visto anche quest'anno, e molti però non sanno come è partito, chi era la prima vincitrice, Nilla Pizzico, Grazie dei Fiori. Dunque faremo una serata, credo, molto bella, che partiremo appunto dal 1952, Grazie dei Fiori di Lapizzi, per arrivare a Soldi, a Brividi, ai nostri cantanti attuali. Poi passerà la prossima serata, vi ricordo che il 15 aprile, oltre a Sara, ci sarà anche Andrea Fontana alla batteria. Tutte le sere ci saranno grandi musicisti a San Vito al Tagliamento, grandi turnisti che cavalcano i grandi palchi in Italia. Poi avremo appunto la serata di Made in England, che non vogliamo rappresentare i cantanti inglesi, ma non una pura cover band. Vogliamo rappresentare i cantanti inglesi, dai Queen a Elton John a Bowie, che sono i massimi cantanti che esprimono la massima visibilità e massima musica in Inghilterra. Per poi abbiamo chiamato un musicista locale di Pordenone, Francesco Tizianel, che farà la sua serata in finger picking, molto particolare. Dunque vi invito chiaramente a tutti, certo, gli eventi, ma anche Francesco Tizianel sarà una chicca di questa rassegna. E finiremo il 26 maggio in Piazza del Popolo con un grandissimo omaggio a De André, con una band di 9 elementi ripresenteremo il disco della PFM, il live che ha fatto nel 1970 con De André. Quindi tanti appuntamenti. Con Simone Bertogna, non posso non ricordare, certo, il grande cantautore. Dare
si manda una mail a sanvitocultmusic@gmail.com e che dopo ogni concerto ci sarà una bicchierata offerta da una cantina locale, perché San Vito al Tagliamento è diventata città del vino e vuole traghettare verso il Festival della Ribolla, che sarà il 3 e 4 giugno, con questo San Vito Cult Music e le cantine che accompagnano ogni concerto. Esatto. Domenica 26 ci sarà la cantina Peters con i loro vini, assieme ai sommelier di Pordenone. Dunque ha ragione l'assessore, sia prima che dopo abbiamo pensato di offrire un'ottima ribolla, un ottimo friulano, un ottimo vino ad ogni concerto. Ottimo. Grazie di nuovo ad Andrea Bruscia e a Massimo Pasut per essere stati con me stasera, grazie ancora e chiaramente alla prossima volta qui in studio da noi, grazie. Andiamo avanti col telegiornale, apriamo adesso la parentesi dedicata alla tornata elettorale del 2-3 aprile per il rinnovo del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, per il presidente del consiglio regionale uscente, candidato con Forza Italia Piero Mauro Zanin. L'attività della regione per i prossimi 5 anni deve andare in continuità con i 5 appena trascorsi. Zanin rimarca la necessità di reintrodurre le province, sentiamolo. Ma diciamo, è stata una campagna molto basata sulle azioni, sui progetti, sui programmi, confronti che insomma hanno fatto un modo di poter spiegare bene quello che abbiamo fatto in questi 5 anni e impegnarci per i prossimi. Cose fondamentali molto sentite dalla gente sono state le azioni che abbiamo fatto a favore della famiglia, abbiamo triplicato i fondi, la legge che abbiamo fatto sulla disabilità, che ha dato la possibilità di immaginare un dopo di noi, dopo che appunto magari i genitori non ci saranno più, un futuro per i propri figli disabili, azioni relative al risparmio energetico, i finanziamenti ingenti a favore delle famiglie per il fotovoltaico, a favore delle imprese, il lavoro che abbiamo svolto in confronti delle persone della terza età, una serie di contributi, anche l'abbattimento dei costi del trasporto pubblico locale, il sostegno che abbiamo dato a imprese, famiglie, associazioni nel periodo della pandemia e del caro bollette, insomma, quindi tutta una serie di azioni che ha visto una regione molto vicina ai cittadini, non ideologica, ma impegnata a risolvere dei problemi. E questo quello su cui ci vogliamo impegnare, su cui Forza Italia, che sostiene il Presidente Federica, si vuole impegnare. L'impegno mio principale sarà anche rivolto alla difesa della nostra specialità, che è la parte fondamentale della responsabilità degli amministratori che danno risposte ai propri cittadini. La nostra specialità si basa sulle minoranze linguistiche, ma da queste fa sì che poi ci sia un'autodeterminazione. Per esempio, per la prima volta abbiamo approvato una legge nella quale i tributi possano essere determinati dalla regione, quindi comunali come l'IMU, eccetera. Quindi una specialità che parte da lontano, parte dall'identità, ma si concretizza con ritorni diretti per le cittadine e i cittadini di questa regione. Ecco, per quanto riguarda invece la possibilità di reintrodurre le province, pensa che questo possa andare a favore dei piccoli enti locali? Ma diciamo che questa è una battaglia storica sulla quale io mi sono impegnato già prima di questa legislatura. Da sindaco ero stato tra i più strenui difensori delle province contro la legge che aveva introdotto le UTI e aveva tolto le province, perché ritenevo che la provincia fosse un livello istituzionale da una parte che desse identità a un territorio. Se penso alla provincia di Udine, fortemente legata al Friuli e quindi un luogo geografico nel quale i cittadini e le cittadine si possono riconoscere in quanto friulani, ma questo vale anche per le altre province. E certo che questa, noi abbiamo già approvato una legge che è stata mandata al Parlamento, che deve approvare la linea definitiva nel quale reintrodurre questi enti di area vasta. Enti di area vasta che devono essere ripensati, però non devono essere più le vecchie province, devono essere eletti direttamente, perché c'è l'importanza che chi viene eletto, che chi amministri debba essere eletto dai cittadini, è un ente che deve avere competenze anche gestionali, organizzative e di coordinamento anche degli enti locali a supporto, per cui deve avere una serie di risorse e anche di servizi da svolgere, di cui si deve in qualche modo liberare la regione. Io vedo una regione più indirizzata verso la programmazione, alla legislazione di area vasta, e un ente come le province
indirizzato verso sistemi gestionali di coordinamento anche degli enti locali, quindi un ente che sia al servizio dei cittadini e delle istituzioni che organizzano la comunità regionale. Per Emanuele Zanon, candidato alle regionali con il terzo polo, uno dei temi più importanti su cui puntare e soprattutto da rilanciare è quello della sanità, che deve chiaramente essere rivista, ma anche giovani e ambiente. Sentiamo. Emanuele Zanon, candidato alle regionali con il terzo polo, grazie per essere in nostra compagnia. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Facciamo il punto, insomma, siamo nel vivo della campagna elettorale, tanti temi che stanno facendo discutere in questi giorni. Come stanno andando gli incontri con i cittadini e qual è la risposta che state ricevendo? La risposta sinceramente è di un elettorato un po' disorientato. Ultimamente molte persone, a parte quelle che appunto hanno già ben chiaro il loro voto, molti sono quelli che sono indecisi, credo ci saranno anche diversi astenuti. Alcune persone però chiedono delle risposte che forse non hanno ottenuto questi anni, né da chi ha governato e né pure da chi ha fatto opposizione in maniera magari così marcata. Ci sono certamente delle priorità sulla scaletta delle cose da fare, ce ne sono molte, però bisogna dare un ordine di priorità. La sanità è un tema abbastanza trasversale, tutti sanno che la situazione sicuramente non è buona per quanto riguarda la sanità in generale e quella regionale anche in particolare, e siccome le richieste di salute è uno dei beni primari, su questo bisogna ovviamente intervenire con tempestività, dando quelle risposte, migliorando quelle situazioni come le liste d'attesa ad esempio, ma anche la sanità più vicina al cittadino, una sanità territoriale che possa dare i primi riscontri prima di arrivare ancora all'ospedalizzazione a quelle cure primarie e medici di famiglia ad esempio che scarseggiano, e quindi anche problematiche appunto di collegamento con quello che è il tessuto della nostra regione. Mi riferisco in particolare a certe zone periferiche meno servite anche dei servizi come farmacie, che in montagna per esempio chiudono, e medici di base sempre meno presenti, così anche le guardie mediche. Ecco, poi insomma, per chiudere, un altro tema fondamentale sarà quello di rendere la regione attrattiva e far sì che i giovani restino e crescano in Friuli Venezia Giulia. Certo, questo è un altro problema che fa pandan con la denatalità, con l'invecchiamento della popolazione e con tanti giovani che se ne vanno e noi non tornano. E poi c'è il tema di altri giovani che non sono italiani, che non sono regione della nostra regione e che sempre meno vengono da noi. Quindi siamo diventati una regione meno attrattiva anche per i giovani che vengono da altre parti. Poi c'è il tema dell'acqua e della siccità, che è un tema che certo dipende dalle situazioni meteorologiche, ma noi dobbiamo intervenire urgentemente. Non possiamo usare strumenti ordinari per affrontare problematiche di carattere straordinario come questo. E anche per la candidata Susi Infanti del partito Insieme Liberi, i giovani sono un asset su cui puntare e sul quale investire maggiormente. Sentiamo allora le sue parole. Oggi vorrei parlare di un argomento che a me sta molto a cuore, i giovani e i ragazzi. Durante questi ultimi due anni di lockdown, di chiusure, purtroppo molti ragazzi si sono trovati a dover rinunciare allo sport. Alcune associazioni sportive che seguivano i nostri figli, i nostri giovani, hanno dovuto chiudere i battenti perché i costi che venivano richiesti loro per la sanificazione, per la pulizia, per la gestione dei ragazzi durante gli allenamenti purtroppo erano troppo alti. Questo cosa ha comportato? Che una volta che sono state riaperte le possibilità di partecipare, diciamo, alle attività sportive, molti ragazzi che avevano rinunciato non sono più tornati a fare sport, ma bensì si sono abituati a stare a casa davanti a uno schermo, perché c'era la DAD,
perché non si poteva uscire, quindi è mancata la socializzazione, e molti di questi ragazzi si sono abituati a stare tra le mura domestiche. Questo cosa comporta? Comporta che le associazioni che si occupano da sempre dei nostri figli non hanno più iscritti, e non avendo più iscritti non hanno neanche più i fondi per poter mantenere aperte le attività sportive. Ora, è vero, alcune associazioni magari hanno preso dei contributi da parte dei comuni, ma questo non basta per tenere le associazioni sportive aperte, bisogna fare qualcosa di più. E soprattutto questo non basta per invogliare di nuovo i nostri figli a tornare a praticare lo sport. Quindi io credo che sia una cosa molto importante portare un nuovo tipo di cultura sportiva per i nostri figli e per la nostra gioventù all'interno del territorio del Friuli Venezia Giulia. Le associazioni hanno bisogno di essere pubblicizzate, ma hanno anche bisogno di ulteriori contributi regionali per poter mantenere le loro attività aperte, ma soprattutto per aprire nuove associazioni sportive che possono dare servizi diversi a questi ragazzi che hanno abbandonato il mondo che conoscevano dello sport e che potrebbero riprendere trovandosi degli sport alternativi, diversi, più adatti alle loro esigenze del momento. D'altro canto, però, è anche vero che la crisi economica che c'è in Italia e in Friuli Venezia Giulia ha portato molte famiglie a non potersi permettere lo sport per i propri figli. Quindi secondo me sarebbe il caso, secondo me, ma anche secondo noi di Insieme Liberi, sarebbe giusto dare un contributo alle famiglie per poter mantenere le spese dello sport per i loro figli, attraverso delle agevolazioni e delle detrazioni che potrebbero veramente portare di nuovo i nostri giovani a praticare lo sport. Lo sport è salute, lo sport è aggregazione, lo sport è socialità, lo sport è benessere psicofisico, per cui è molto importante che noi in Friuli Venezia Giulia non trascuriamo lo sport per i nostri figli, perché dare questa possibilità ai nostri figli vuol dire creare accoglienza, vuol dire creare integrazione, vuol dire creare famiglia, perché le associazioni sportive portano anche questo, un senso di famiglia ai nostri figli, oltre che un'educazione e un rigore che è necessario anche nella vita da adulti. E adesso vi propongo le parole di Gianluca Casali, ex sindaco di Martignacco e candidato alle regionali con il centro-sinistra per Patto per l'autonomia civica, il quale ha dichiarato che c'è bisogno di un cambio netto sulla gestione della sanità, che deve essere più accessibile e guardare chiaramente a migliorare le condizioni lavorative dei professionisti. Sentiamolo. Siamo quasi agli sgoccioli, una campagna elettorale intensa dove uno dei punti che hanno fatto più discutere è stato quello relativo agli enti locali e alle difficoltà che stanno affrontando tuttora. Sì, buongiorno a tutti e grazie per ritrovarci ancora una volta per parlare di elezioni regionali. Effettivamente mancano pochi giorni oramai all'appuntamento con le urne e effettivamente gli impegni sono tanti, una campagna elettorale piuttosto concentrata, breve, fatta di fatto nell'ultimo mese in maniera intensissima. Uno dei temi, come dicevi, è quello degli enti locali, delle problematiche che i sindaci incontrano tutti i giorni nel portare avanti le sfide, no? Anche attuali, no? Come i fondi per il PNRR e il fatto di avere delle tempistiche serrate per mettere a terra quei cantieri di fatto li mette in difficoltà perché come sappiamo ormai negli ultimi anni i comuni hanno perso mediamente il 20% del proprio personale e quindi sono parecchio in difficoltà. Ecco, insomma, poi un altro tema chiave sarà quello della riorganizzazione della sanità, cercare di attrarre professionisti in regione e renderla chiaramente più accessibile ai cittadini. Sì, qui c'è una grossa preoccupazione perché la salute è uno dei beni primari, ma attesta la qualità della vita e il fatto che naturalmente in questo momento si registrano delle difficoltà soprattutto per poter accedere alle prestazioni sanitarie con lunghe liste d'attesa, con code ai pronti soccorso e diciamo con anche una fuga purtroppo, no? delle professionalità, perché registriamo il fatto che molti professionisti della salute stanno sempre di più scegliendo la professione privata anziché quella pubblica, diciamo che fa preoccupare soprattutto per il futuro. Ecco, diciamo quindi che tornando al discorso enti locali, la sua proposta sarà quella chiaramente della sburocratizzazione, no? Di tutte le pratiche a cui si deve far fronte.
Sì, non solo, nel senso che effettivamente siamo di fronte a un'emergenza, le emergenze non si possono affrontare in maniera ordinaria, ma ci vogliono delle strategie straordinarie proprio per accelerare il più possibile, ma non solo, io credo e di questo ne sono fermamente convinto che bisogna favorire di più rispetto a quello che è stato fatto, le aggregazioni, il fatto che le municipalità si mettano vicino proprio per poter erogare servizi sempre più precisi e puntuali, e credo che queste vadano incentivate anche economicamente, come si fa un po' nel settore privato per le start-up. Anche in questo caso credo che i municipi vadano aiutati, no, nei primi anni, no, di avvio di queste aggregazioni, anche con degli incentivi economici che permettano l'assunzione di personale qualificato, la stabilità di questo personale e poi appunto anche una programmazione sulla qualità dei servizi. E anche il candidato del centro-sinistra, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, è intervenuto sulla questione sanità circoscritta all'ospedale di Sacile e fa sapere che il polo ospedaliero necessita di una forte presa di posizione. Sentiamo. Siamo di fronte all'ospedale di Sacile. Esempio plastico, concreto, dello sfacello della sanità regionale lasciata da 5 anni di giunta Fedriga Riccardi. L'ospedale alle mie spalle avrebbe dovuto essere, questa era la promessa, un'eccellenza in termini di terapie riabilitative. Invece ha continuato ad essere depotenziato fino a non riuscire ad erogare i servizi sanitari minimi. Ma non è l'unico ospedale del territorio che versa in gravissime condizioni in termini di erogazione di servizi e strutturale. Infatti c'è anche l'ospedale di San Vito al Tagliamento, da sempre un'eccellenza per quanto riguarda il reparto di ostetricia e ginecologia, ed oggi invece soffre della competizione dei grandi ospedali su cui la Regione sta investendo, come per esempio il Policlinico San Giorgio di Pordenone. Ospedali come questi, ospedali del territorio, che il servizio sanitario regionale deve ripartire per riuscire a rimettere in piedi la sanità, erogare servizi sanitari di pertinenza, potenziando questi ospedali, assumendo personale infermieristico e medico e collaborare di più con i medici di. Si è chiusa con Capozzella la parentesi dedicata all'appuntamento del 2-3 aprile in Friuli Venezia Giulia. Adesso parliamo di turismo, perché sulla costa veneta sono attese oltre 30.000 assunzioni stagionali e un aumento dei lavoratori stranieri. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Seguendo il trend positivo del 2022, nel 2023 potrebbe registrarsi il record del movimento turistico in Veneto e anche le spiagge potrebbero raggiungere un nuovo massimo. La crescita del turismo, tuttavia, si accompagna a una sempre maggiore richiesta di lavoratori. Secondo l'ultima analisi della fondazione Think Tank Nord-Est, infatti, nel 2023 si potrebbe registrare anche il record di assunzioni stagionali da parte delle imprese turistiche del litorale veneto. Proprio il reclutamento del personale rappresenta però la principale difficoltà del sistema di offerta turistica. Nel 2019, a fronte di poco più di 25 milioni di presenze in tutta la costa veneta, le assunzioni stagionali nei servizi turistici hanno appena superato quota 7.000, mentre nel corso del 2022, con un movimento turistico di poco inferiore ai 25 milioni, ci sono stati quasi 30.000 contratti stagionali. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, la loro presenza sul litorale è significativa già da tempo. Nel 2022 le assunzioni di lavoratori stagionali stranieri sulle spiagge venete hanno infatti raggiunto un nuovo massimo. Sono state circa 8.400, un migliaio di in più rispetto al 2019, rappresentando oltre il 28% di tutti i contratti stagionali. La loro quota è più elevata nell'Alto Adriatico, sopra Venezia, dove sono quasi il 30%. Secondo la fondazione Think Tank Nord-Est, le previsioni di crescita del movimento turistico per l'estate 2023 fanno prevedere una maggiore domanda di lavoratori stagionali, con le assunzioni che potrebbero superare quota 30.000, spingendosi fino ad un livello record di 32.000, di cui circa 9.000 riferite agli stranieri. Per risolvere le difficoltà di reclutamento del personale necessario alle imprese turistiche, si deve agire a livello di Costa Veneta, ha dichiarato Antonio Ferrarelli, presidente della fondazione, con importanti investimenti sulla formazione, sull'incontro domande e offerte di lavoro, nonché sull'accoglienza e l'integrazione degli stranieri, per favorire il loro ingresso.
posti nel mercato del lavoro. Al governo chiediamo maggiori quote per gli stagionali del turismo del prossimo decreto flussi, ma anche detassazione e contributi a chi rinnova il contratto, mentre regioni e comuni potrebbero promuovere progetti di sistema sulla formazione e l'accoglienza. Nel frattempo è proprio la conferenza dei sindaci del litorale Veneto che si è mossa per mettere in contatto il mondo dell'offerta con i lavoratori, annunciando, dopo l'incontro di ieri tra i primi cittadini dei comuni costieri del Veneto, l'intenzione di realizzare un portale ad hoc che favorisca i cerchi di occupazione nel territorio del litorale. Il tema importante oggi è quello rappresentato dal lavoro, per le nostre imprese e per i nostri lavoratori, ha confermato Roberta Nesto, presidente della conferenza dei sindaci della costa. Abbiamo quindi voluto trovare uno strumento appropriato per cercare di supportare questo tema. Nei prossimi giorni, quando si inizierà a lavorare sull'operatività del portale, verrà spiegato più nel dettaglio. Andiamo avanti col telegiornale, adesso la cronaca: travolta da un'auto mentre si trovava sulla pista ciclopedonale, la vittima, una donna di 33 anni che si trovava in compagnia del marito e del cagnolino, questi ultimi due rimasti incolumi, sentiamo. Incidente stradale ieri pomeriggio a Novente di Piave lungo via Romanziola all'altezza dell'osteria da Lucia. Per cause in corso di accertamento, un'auto improvvisamente sbandata e finita per travolgere una donna di 33 anni che stava camminando sulla pista ciclopedonale. Stando ad una prima ricostruzione, la donna era insieme al marito e al loro cagnolino. Lungo via Romanziola, con direzione verso il centro di Novente, stava procedendo una Fiat Grande Punto condotta da un 72enne del paese. Per cause in corso di accertamento, non si esclude la possibilità di un malore, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua vettura che ha invaso la carreggiata opposta e ha terminato la corsa contro un lampione alla recinzione di un'abitazione. Prima però la vettura ha centrato la donna, rovinata a terra dopo un balzo di circa 10 metri. Sul posto si è subito precipitato l'elisoccorso. Una volta arrivati i soccorritori hanno trovato la donna cosciente, che poi hanno stabilizzato e trasportata in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove in queste ore i sanitari ne stanno valutando le condizioni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, mentre la polizia locale ha provveduto a chiudere al traffico la strada per il tempo necessario. Informato dell'accaduto, sul posto si è precipitato anche il sindaco Claudio Marian per sincerarsi dei fatti. Spaccio di droga nel Portogruarese, tre arresti. I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Portogruaro hanno dato esecuzione a tre ordini di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità nigeriana ritenuti responsabili tra loro di una fiorente attività di spaccio nell'area del Portogruarese. I controlli che hanno portato alle tre misure di custodia cautelare nascono dall'indagine convenzionalmente denominata Therapy, coordinata dalla Procura della Repubblica pubblica presso il Tribunale di Pordenone, che è nata nel mese di ottobre 2022. In questi mesi, nel corso della appena citata attività, sono stati sequestrati 7.690 euro ritenuti provento dello spaccio, identificati 28 assuntori abituali, documentate 1.515 cessioni di stupefacente tra eroina, cocaina e hashish per un giro di affari stimato in circa 67.000 euro. Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Lorenzo Lorenzetti a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella uno scooter, è andata a impattare contro una vettura in transito ed è stata sbalzata. Dopo la chiamata al 112, sul posto si è precipitato l'equipaggio di un'automedica e di un'ambulanza. Il personale infermieristico ha preso in carico la persona, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara, attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. E adesso andiamo a Jesolo, perché il comune e il gruppo Filovola con grande entusiasmo annunciano il ritorno di Jesolo Beach Kite Festival, il secondo festival internazionale degli aquiloni e il più grande d'Italia, che si svolgerà il 31 marzo e il 2 aprile a Jesolo con 12 nazioni partecipanti e più di 200 aquilonisti. Jesolo Beach Kite Festival è pronto per far volare la fantasia dei suoi spettatori e offrire un'esperienza emozionante a tutti gli appassionati. Le tre giornate saranno caratterizzate da un intenso programma che si svolgerà nell'arena di volo, precisamente nei 1500 metri di spiaggia di fronte a Piazza Trieste. Si terranno tornei, sfide e gare, oltre a una vasta gamma di attività per tutte le età, come il volo libero di aquiloni e le lezioni di costruzione. La manifestazione, che attira l'attenzione di appassionati da tutto il mondo, sarà un'occasione unica per assistere a competizioni di aquiloni
aquiloni tipici di ogni nazione, un'opportunità per scambiare idee, conoscere nuovi tipi di aquiloni, creare relazioni e divertirsi in compagnia. Andiamo avanti con il telegiornale, andiamo adesso a Portogruaro perché il Teatro Russolo è sold out per lo spettacolo di beneficenza della compagnia di Gruaro Il Contratto a Progetto sul palco il prossimo 25 marzo alle 20.45 per l'evento Sen Aremengo organizzato assieme alla residenza Francescon. Della data messa in vendita, in pochi giorni tutti gli italiani disponibili sono stati acquistati arrivando a circa 500 posti totali, capienza limite per la struttura di Via Pelli. I fondi raccolti grazie alla serata saranno destinati al progetto della Francescon Pedaliamo Insieme Non, iniziativa nata per dotare la casa di riposo di un'innovativa bici elettrica assistita di ultima generazione, utile agli ospiti per effettuare uscite in città durante la bella stagione. Sarà possibile invece, parliamo adesso di cultura, apprezzare lavori di grafica e illustrazione, ma anche fumetti, video e fotografie, la mostra Humans, relazioni e socialità per le generazioni Z tra pre e post Covid, per la comunità, i partner coinvolti, l'opportunità di comprendere l'importanza della salute sociale, ma anche un'occasione di riflessione e condivisione con tutte le persone interessate alla bellezza delle relazioni. Il progetto è uno sviluppo diretto dei progetti di formazione sulle competenze trasversali realizzati con circa 200 ragazzi e ragazze delle scuole superiori di Udine tra il 2019 e il 2022 grazie al sostegno del Comune di Udine attraverso il progetto Città Sane. Al termine dei percorsi tessere, ragazze e ragazzi hanno sviluppato tra loro un loro racconto originale sulle dimensioni delle relazioni interpersonali. Oggi, utilizzando diverse forme di espressione, ne sono emerse 40 opere che hanno sorpreso il livello ideativo e creativo e per la capacità espressiva e comunicativa che hanno dimostrato. E con questo era davvero tutto, io vi ringrazio come sempre per averci seguiti, appuntamento a domani, nuova edizione del nostro telegiornale, previsione del tempo, piccola pausa pubblicitaria, grazie e una buona serata qui su Telepordenone, arrivederci. Darpa Friuli Venezia Giulia, vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Sul nord Italia prevale un anticiclone che si estende dalla Spagna verso le Alpi, con correnti occidentali miti in quota più sostenute verso il fine settimana. Ciò favorirà l'afflusso d'aria umida da sud-ovest sulla regione negli strati medio-bassi, specie verso Carnia e Prealpi. Previsione per giovedì 23 marzo. Sulla costa prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, con venti di brezza. In pianura nel Tarvisiano, cielo poco nuvoloso. Sul resto della zona montana, nuvolosità variabile, forse più persistente in Carnia. Oltre i 2000 metri di quota, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature. Le minime. Sulla pianura tra 5 e 8 gradi, sulla costa tra 10 e 12 gradi. Le massime sulla pianura tra 17 e 19 gradi, sulla costa tra 14 e 16 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 2000 metri 3 gradi, a 1000 metri 8 gradi. Previsioni per venerdì 24 marzo. Cielo da variabile sulla costa a coperto sui monti, dove dal pomeriggio inizieranno deboli piogge sparse. In pianura possibile qualche nebbia di notte al mattino. Sulla costa in giornata soffierà vento dal mare moderato. Probabili precipitazioni moderate nella notte verso sabato. Le temperature. Le minime sulla pianura tra 7 e 9 gradi, sulla costa tra 10 e 12 gradi. Le massime sulla pianura tra 15 e 17 gradi circa, sulla costa tra 13 e 15 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 2000 metri 3 gradi, a 1000 metri 6 gradi. Grazie, a domani!